Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi con un nuovo interattivo per voi. Super Luna Blu alle porte, 19 di agosto. Non potevo mancare a questo appuntamento per sfruttarne l'energia potentissima. Sì, perché dovete sapere che una super luna ha l'energia potente di due lune piene messe insieme. Cosa vuol dire super luna? È il momento in cui la luna è più vicina alla Terra, quindi la vedrete anche più grande, più luminosa, bellissima. Tra l'altro, questa superluna cade in concomitanza con il picco massimo letto di stelle cadenti, previste proprio per il 19 di agosto verso le 22. E quindi cosa c'è da fare? Esprimere desideri a go-go. Intenzioni, utilizzate l'acqua allunata, preparatevela per poter manifestare ciò che desiderate. E sapete che anche durante la luna piena si esprimono desideri, quindi direi che è proprio una notte non magica di più. Per chi non lo sapesse, l'acqua lunata si può preparare utilizzando non plastica, ma brocche di vetro, bottiglie di vetro e con le vostre intenzioni, i vostri desideri, la lasciate fuori all'aperto, ovviamente. Chiudete con un tappo, con qualcosa e la lasciate ai raggi della luna. Anche se non vedete la luna, sappiate che i raggi arrivano lo stesso. Quindi tranquillamente preparatevi la vostra brocca, la vostra bottiglia. Se volete, potete anche esporre i vostri cristalli, le vostre pietre, perché così si ricaricano di energia lunare e si purificano. Questa è una luna piena in acquario, quindi mi raccomando, attenzione perché potreste sentirvi un pochino più ribelli dato l'influenza di Urano con l'acquario, e abbiamo ancora Mercurio retrogrado per un po', quindi calma, respirate, potreste sentirvi più tesi, più arrabbiati, avere meno pazienza. E anche proprio perché c'è l'influenza dell'acquario, che è l'energia della nuova era, tra l'altro, desiderare la libertà da relazioni stagnanti, da un posto di lavoro che non ci va più bene, di chiudere con tutti quegli schemi ripetitivi, no, e sbagliati che avevamo, di avere un momento diverso, di rinascere, un rinnovo totale della nostra vita. Ecco, mi raccomando, non prendete decisioni affrettate, respirate, prima di prendere qualsiasi decisione e ascoltate il vostro cuore. Questa energia potente potrebbe essersi fatta già sentire da qualcuno di voi, magari avere dei malessi, sentirvi veramente giù, arrabbiati, tesi, insofferenti. È normale, non siete gli unici, anche gli altri possono avere queste emozioni. Quindi mi raccomando, perché lo scontro potrebbe essere fatale per qualcuno, scherzo, però direi che bisogna un attimino trattenersi in questi giorni. Poi, ovviamente, il desiderio di libertà dell'acquario e di dire la propria verità è anche naturalmente la caratteristica più bella, no? Per le persone, quando ci si sente libere di dire che cosa si vuole, chi si è, la propria verità, la propria autenticità, ma sempre fatto con coscienza. Utilizzate le parole giuste ascoltando il vostro cuore se dovete sfogare qualcosa e dire tutto a una persona. Ve lo dico perché anch'io sono acquario, subisco l'influenza di questa energia già adesso, mi sento tutta un po' così, ma respiriamo ragazzi e ragazze, respiriamo. Va bene, al di là di questa premessa che era doverosa, l'altra cosa doverosa è ricordarvi che un interattivo legge energie del collettivo, non è un messaggio privato, non è una lettura privata per qualcuno, quindi mi raccomando, anche qui utilizzate il vostro discernimento e trattenete solo quello che davvero vi suona nel cuore, il resto lasciatelo andare, perché se volete una lettura personalizzata su di voi dovete fare un consulto privato e per chi non lo sapesse ancora io non ne faccio, faccio solo interattivi gratuiti per tutti. Come vedete ho già preparato più che previsto due varianti. Prima variante e seconda variante. Vedete che sono due bicchierini capovolti? Sì, perché oggi faremo un giochino. Sfruttando l'energia che già è presente di questa super luna, ma soprattutto sfruttando il vostro intuito, oggi dovete
mettervi alla prova. Può essere che a qualcuno già riesca, a qualcun altro no. Ci saranno altre occasioni, provate anche voi a sperimentare il vostro intuito. Ci sono dei cristalli qua sotto. Il messaggio ovviamente lo darò. Se anche sceglierai il cristallo che non corrisponderà al colore che tu hai visualizzato nella tua mente, non fa nulla, ascolta il messaggio perché ti deve arrivare. Però vorrei che voi, visto che ho avuto questa, come posso dire, ispirazione perché ho fatto io un giochino così, vi direi, provate a immaginare il colore che c'è sotto al bicchiere. Che colore è il cristallo che io ho nascosto sotto al vostro bicchiere? Se indovinerete, poi me lo scriverete. Se invece non indovinerete, non preoccupatevi, proprio perché l'intuito si deve allenare, esercitare. Però così voglio rendervi partecipi, così è la mia energia e la vostra energia che viene ad utilizzare, diciamo, l'energia di questa luna piena. E tutti insieme lavoriamo per avere le nostre risposte. Bene, si è spenta la telecamera mentre parlavo, riparto da qui, prima variante, seconda variante, se mi ripeto abbiate pazienza. Per voi ragazzi e ragazze andiamo a vedere cosa sta per accadere nella vostra vita, quali sono i cambiamenti che arriveranno prossimamente, che sorprese l'universo sta per mandarti e quali scoperte stai per fare. Andiamo a vedere in amore e nella vita cosa ti succederà. Partiamo, prima variante. Per te, ta-da! Tu hai scelto il bicchiere variante 1 che nascondeva questa meravigliosa pietra, anzi precisamente un cristallo alchemico. Questa è la pietra, si chiama pietra aura blu, un cristallo alchemico che aiuta ad armonizzare il chakra della gola e del terzo occhio, quindi aiuta la comunicazione. Magari ti aiuta a esprimere quello che non riesci a dire, o magari ti aiuta a controllare come lo dici, visto che abbiamo anche questo momento con un'energia abbastanza battagliera, dove magari si fa fatica a trattenere, le cose, magari questo regola un pochino, armonizza appunto il chakra della gola. E se invece non riesci a esprimere una tua verità, con questo aiuta anche lui, a tirarla fuori. Ma soprattutto è una pietra che aiuta proprio la connessione, aiuta la tua capacità a sviluppare la tua capacità di canalizzazione e di scrittura automatica. Quindi direi che se ce l'hai, tienitela in tasca. Se non ce l'hai, costerà sulle 3-4 euro alle bancarelle delle pietre ed è molto molto bella. E poi vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, beh, ecco, è una pietra molto connessa all'elemento acqua, quindi aiuta anche proprio a lavorare sulle proprie emozioni. Ok, direi che possiamo partire per la variante 1. Andiamo subito a vedere che energia hai in questo momento, variante 1. Che energia hai in questo momento tu? Come stai per attraversare questo momento con questa energia molto potente della superluna? Vediamo, voglio vedere questa tua energia. Wow, giudizio, ragazzi e ragazze, meraviglioso. Tu hai ascoltato la chiamata della tua anima, prima variante. Ecco la connessione forte. Già probabilmente hai una connessione forte con le tue guide, col divino. Questa pietra abbiamo visto anche che aiuta ad armonizzare e aiuta ad aumentare la tua, a sviluppare, diciamo, la tua connessione proprio. Tu ascolti già l'anima, la tua anima, la chiamata. Sei nel percorso che mi viene da dire destinato a te, nello scopo per cui sei qui. Benissimo, se hai in mente una persona, il giudizio annuncia anche il ritorno di qualcuno, ok? Se è una persona di questa vita che vuole tornare da te, oppure il ritorno magari di magari di un'altra vita, di un'anima legata a te. Però io stavo guardando la tua energia, è giusto che te lo dica, anche se può essere a specchio, perché se tu stavi pensando intensamente a una persona, potrebbe essere anche la sua energia. Ok, andiamo avanti. Voglio vedere chi sei tu in questo momento, chi sei tu? Qualcuno che ascolta la chiamata. Qualcuno che ha riacceso la sua scintilla divina proprio, eh? Hai riacceso il fuoco interiore, la tua connessione, mi viene da dire. Voglio vedere.
da dove vieni? Da dove vieni? Nel mutamento, hai avuto un grandissimo cambiamento, variante 1, bellissimo. E sei una persona che condivide con gli altri, hai passato un momento brutto di afflizione, forse sei una persona che dava tanto, condivideva tanto di se stessa, ma hai dovuto avere un cambiamento perché non stavi bene. Adesso guardate l'armonia, stai ritrovando la tua pace interiore proprio perché hai ascoltato la tua anima. Questa è anche la carta del 2 di coppe, quindi preannuncia che dopo un momento di afflizione che tu hai vissuto potrebbe esserci proprio un ritorno per qualcuno, mi arriva forte, eh? Ok? La pazienza, tu hai avuto tanta pazienza, hai sperimentato anche tante cose nella tua vita, hai avuto un grande, grande cambiamento. Ok, vediamo un po' qual è il messaggio, il primo messaggio che mi vogliono dare per te. Prima variante, dieci d'estate, wow, dicono che hai una vita emotivamente appagante con la tua famiglia, con i tuoi amici, per qualcuno ce l'avrai anche con una persona, ok, perché il 10 d'estate è il 10 di coppe, quindi mi preannuncia proprio qualcosa di bello che sta arrivando nella tua vita, se non c'è già. Ok, principe di primavera, infatti qui abbiamo proprio una bella persona qua molto passionale verso di te che vuole venire, vuole fare un'azione immediata, mi viene da dire. Sarà una relazione appassionata, può essere sia un nuovo amore che un ritorno, visto che è uscito, ve lo dico già. Per qualcuno, re d'inverno, tra l'altro il re d'inverno è un re di spade, segni d'aria qui. E potrebbe essere stata una persona che, se non ha il segno d'aria, però una persona che è sempre stata molto fredda nelle emozioni, ok? Magari non riusciva a esprimere. Questo è quello che sta arrivando per quanto riguarda l'amore, visto che è uscito già, te lo dico. Voglio vedere per te, prima variante, quale porta si aprirà nel prossimo futuro, grazie a questa bomba di energia che sta per arrivare in questo momento con questa super luna. Non ci credo, la porta della luna, ragazzi e ragazze, qui è giustamente super luna, che porta si poteva aprire per te, prima variante, la porta della luna. Già mi viene da dire per qualcuno, perché la luna è anche qualcosa di nascosto che viene alla luce, tu scoprirai qualcosa che ancora non sai, questo mi arriva forte per qualcuno di voi. E se sei un uomo, preannuncia proprio la donna destinata a te. Se sei una donna, mi dice quanta è forte la connessione che tu hai proprio con la luna e con il divino, ok? E mi viene da dire, aspetta, voglio vedere una cosa per voi, perché questa è proprio la connessione, ma voglio vedere, aspettate che voglio controllare, potrebbe anche essere una donna che ti aiuta in questo momento, o magari che è troppo pressante, che magari per dire se è una mamma, magari un pochino troppo pressante, ecco, forse la tua voglia anche di ribellione, del fatto che magari vuoi dire cose, hai avuto un cambiamento, hai iniziato a tirar fuori la tua verità qui, forse prima eri un po' condizionata anima da qualcuno. Ok, però devo dire che per la maggior parte è una donna che ti sta aiutando o che ti ha aiutato tanto, ok? Direi però che la cosa proprio che mi arriva forte per te è che sei una donna molto determinata e molto connessa, se sei donna, all'universo e otterrai quello che desideri, eh? Per l'uomo è proprio la sua divina qui, mi viene questo. Andiamo un po' a vedere, così, con le mie, cosa sta per arrivare nella tua vita, prima variante, con le voci dei ragazzi, con le voci della Kasha, qual è il messaggio, cosa sta per arrivare nella tua vita? Nel qui e ora si sta per manifestare qualcosa di molto importante per te, che ti darà benessere psicofisico e festeggerai qualcosa.
Scopo della vita, ve l'ho detto prima, mi pare, se non mi, non so se l'ho pensato o l'ho detto, che voi con questo, con questa pietra siete molto connessi e mi viene da dire che voi state raggiungendo, cioè siete già nel percorso della vostra vita, siete nello scopo della vostra vita in questo momento. Per qualcuno c'era una relazione karmica che ti è servita, ti ha aiutato a fare alla connessione. È come se tu ti sei risvegliata grazie a questa, anche questa relazione karmica ti ha risvegliato i tuoi doni, guardate, i doni dell'anima, la connessione, la tua esperienza è stata un aiuto dell'universo, anche quest'anima aveva un patto con te perché anche nel dolore tu hai tirato fuori la tua verità, questo stanno dicendo, e avrai l'unione sacra con qualcuno, ma devi stare su di vibrazione perché sennò non riesci a riconoscere che in realtà il momento giusto per te è proprio questo. Questo è il momento in cui tu o la incontri o la rincontri, la persona destinata a te. Libertà. Però bisognava liberarsi, o ti stai liberando, dalle tue paure, dai tuoi condizionamenti, anche dalle tue dipendenze con qualcuno qui. Guardate, voi avete avuto una bellissima trasformazione o state avendo una bellissima trasformazione e avete aperto il cuore all'amore vero, eh? Avete imparato nella vostra lezione cosa vuol dire amare e siete pronti adesso ad amare e essere amati, ma dovevate perdonare qualcuno che vi ha fatto tanto male per riuscire ad avere questo amore destinato. C'è un patto d'anima per te previsto. Non so se l'ho detto, ma mi arriva forte che con questa variante qui l'ho sentito fin dall'inizio, forse c'era il giudizio, ecco cos'era che mi aveva dato questa sensazione che qui c'era qualcuno che aveva un'anima destinata a lei. Ancora una, stai ricevendo tanti segni dall'universo che ti stanno già preparando a questo incontro, ma tu il lavoro grande che hai fatto è stato proprio il fatto di avere, grazie a una relazione karmica che ti ha aiutato per arrivare a dove sei adesso, nel qui ora, stai per manifestare quello che desideri perché sei nello scopo della tua vita, del tuo cammino, e ti ha aiutato quello che hai vissuto con questa relazione karmica, perché tu hai risvegliato i tuoi doni e hai risvegliato, è come se hai aumentato la forza della tua connessione col divino, mi viene da dire, grazie a questo lavoro che hai fatto, eh? Vediamo un po' in che fase ti trovi della tua vita. Dichiarazione. Potrebbe esserci qualcuno che si dichiara a te o che tu finalmente riuscirai a dire quello che devi dire a qualcun altro. Sì, mi viene da dire questo, mi arrivava forte. Per qualcuno tu stai per dire la verità alla relazione karmica con cui sei, stai per chiudere una relazione karmica. E vediamo cosa succede. Sì, perché tu vuoi un cambiamento, una trasformazione. Se invece c'è una relazione karmica in corso, ma se non sei tu, queste potrebbero essere l'energia specchio, potrebbe essere quella persona che ti fa una dichiarazione e ti dice che vuole un cambiamento. Però per te io vedo che c'è prevista un'unione con qualcuno con cui hai un patto d'anima diverso. Però può essere anche che poi un caso eccezionale, a volte capita che la relazione karmica scioglie il karma e decidono come anime, hanno un patto di stare insieme comunque felici e contenti, però è più difficile, di solito la relazione karmica è proprio una relazione di passaggio, no? Per imparare una lezione e poi ognuno prende la sua strada e se ha dei patti con qualcun altro di unione, ognuno poi prende la strada che la porta alla persona destinata a stare insieme, eh? Vediamo un po' cosa succede per te, prossimo futuro. Un'attrazione fisica con una dichiarazione ancora, eh? Con qualcuno che cercherà la tua fiducia, ma ci vuole del tempo. Ma chi è questo o questa? Sì, ci vuole del tempo. Finita la tua trasformazione, arriverà, no, vedi, guardate, l'unione sacra, ve l'ho detto, arriverà la persona a te destinata davvero. Questo vale per uno o due persone qua, eh? Perché mi arriva forte che qualcuno qui ancora deve incontrarla, la sua persona destinata. Qualcun altro, mi è arrivato subito con la prima carta, che sta già tornando da te, quella persona, ma qui forte mi arriva che c'è qualcuno di voi che ha chiuso o sta chiudendo una relazione karmica e sta per incontrare la persona destinata, che può essere al di là delle fiamme che escono spesso, le carte di fiamma, perché sono l'energia più potente, no? E quindi magari esce
molto la carta delle fiamme, però non è che sono tutte fiamme e ve lo auguro, perché spesso e volentieri i legami, quelli più, anche più belli da vivere, sono proprio quelli di anime compagne o anime gemelle, quindi vi auguro che arrivi l'anima gemella dei vostri sogni. Poi ci sono delle fiamme qua sicuramente che stanno facendo il loro percorso. Ahimè, non desiderate di essere fiamme se non avete la fiamma, forse vivrete questa incarnazione meglio, ok? Vediamo un po' che cosa è previsto per te. Prima variante, prossimo futuro. Allora, qui mi viene da dire che dopo un abbandono tu avrai la felicità finalmente. C'è qualcuno che ti può spiare, te pareva. Ragazzi, ragazzi, l'ho sentito all'inizio che c'erano anche delle fiamme. Qui è la tua fiamma per qualcuno, non per tutti, uno o due, che probabilmente ti ha abbandonato. Vuole ancora la felicità con te, una persona che può essere stata opportunista, magari lo è ancora un po', se ha ancora delle tossicità, ti spia e potrebbe essere la tua fiamma. Si deve purificare o si sta purificando questa persona, è proprio il divino maschile qua, che ha la speranza di sistemare qualcosa con te dopo una separazione per qualcuno, ok? Quindi due accezioni in questa variante. Prima accezione, stai chiudendo una relazione karmica o hai chiuso una relazione karmica. E sei pronta al cambiamento o stai avendo il cambiamento che ti porterà a incontrare la tua anima gemella, anima compagna, fiamma gemella che è prevista per l'unione per te. Seconda accezione, le fiamme che già si conoscono e che hanno un rapporto di fiamma, dopo un abbandono c'era il giudizio, ci sarà un ritorno. Questa persona ha capito che tu sei la sua felicità, ti spia e l'ha capito. Che aveva delle tossicità proprio stando nella separazione lontano da te, ha capito che ha la speranza di sistemare le cose con te. Guardate, perdono, infatti mi arrivava forte, per qualcuno è così. Andiamo avanti, voglio capire. Vediamo un po' che carte mi dice, che carta mi dà lo sciamano per te come energia prossima. Contratto patto di guardate che carta vi è uscita. Questo è il patto d'anima, un contratto sacro che voi avete con un'altra anima, ragazzi. Questo vale per tutte e due le eccezioni. Hai chiuso la tua relazione karmica, sta arrivando la persona destinata a te, l'anima destinata a te. E la tua fiamma sta tornando. Questo stanno dicendo. Questa è la carta dello sciamano. Pensiero di gruppo. Ok, va bene. Allora andiamo avanti. Qual è un numero che tu potresti vedere, che ti anticipa proprio quello che stiamo dicendo, Visto che c'è questa grande forza energetica di questa super luna, voglio vedere. Ok, oh, qua è volata. 10-10, legge del paradosso. Questa carta dice: se non ci credi tu, nessuno ci può credere, no? Per ottenere quello che desideri, devi avere il coraggio di rischiare e soprattutto di credere a quello che senti. Qualcuno, 10-10 sono i numeri che potresti vedere, o magari una data importante. Allora, considerate che può essere anche l'energia della tua persona questa. Sul fondo abbiamo, no, non ci credo, 10-10-10, scelte vincenti, è tempo di fare una scelta. Questa potrebbe essere l'energia specchio, se c'è già la tua persona, della tua persona, oppure la tua, che devi fare una scelta, un cambiamento, se devi lasciare una relazione karmica che non ti fa stare bene. Io sento però che ci sono ancora dei qualcosina, qui il 10-10, il 10 è anche una chiusura, no? Il 10 è l'ultimo numero, quindi la chiusura di un ciclo karmico, mi viene da dire anche. Qua dice, guardate, devi avere il coraggio di rischiare, è tempo di rischiare, bellissimo. Questi sono i numeri che tu potresti vedere. E nello smazzo avevo il 555, che preannuncia proprio un cambiamento importante, per qualcuno anche che devi riconoscere che sei molto più potente di quello che pensi, che sei importante, ok? Scusate. Allora, vediamo un po', non so. L'avevo già presa quella lì, forse sì. Voglio vedere un'altra cosa per te. Queste. Vediamo un po'.
cosa devi sapere ancora? Oh mamma, tutte, non ci credo, cioè sono cadute tante, ma guardate quella che c'è sopra, l'unione, ancora l'unione. Mi continuano a battere chiodo per questa variante che ci sarà un'unione, però voglio mischiarle, visto che sono cadute, e vediamo. Comunque stanno già ribadendo che qui c'è l'unione con qualcuno che ti attende nel prossimo futuro. Se parliamo di amore, se parliamo di lavoro, ti posso dire che qui c'è un rapporto, perché avevi il contratto e avevi, adesso è anche l'unione, quindi qualcosa sta per succedere di molto bello, positivo per te. Per diritto divino avrai magari il lavoro dei tuoi sogni, la promozione, una grande opportunità, cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. Questo vale sia per il lavoro che stavo parlando adesso, sia per l'amore. Sta arrivando l'opportunità, ok? Nel qui e ora, ragazzi, qualcuno vuole condividere con te e vuole unire le sue energie alle tue. Questo vale soprattutto per chi ha in mente per esempio l'amore, oppure anche un contratto di lavoro, magari un datore di lavoro che vuole lavorare assolutamente con te, ti vuole nel suo team, oppure ti vogliono dare una promozione perché sei una persona, sei un leader. 555 diceva anche che sei un leader, tra l'altro, come messaggio. Però in amore vi posso dire che questa è l'opportunità che tu stai aspettando, sta arrivando, è nel qui e ora. Wow, bellissimo. Tiriamone fuori ancora una per voi. Perdono, era uscita anche prima. Per qualcuno però dovete ancora perdonare per poter avere questa cosa, ok? Oppure qualcuno vi chiederà perdono, mi viene da dire, per quello che magari ha fatto o ha detto. Vediamo un po' chi siete voi, cosa sta per succedere. Allora, voi siete in grado di capire gli animali, mi stanno dicendo che avete una forte connessione anche col mondo animale. Bellissimo, era già uscita questa carta in una delle varianti che ho fatto qualche giorno fa, proprio su chi siete voi, e avete proprio un dono di comunicazione, siete molto intuitivi con gli animali. Qui è caduta sulla 2, quindi la teniamo per dopo, il viaggio, perché in realtà è uscita qua. Può essere anche che sia per voi il viaggio, magari per voi un viaggio importante che deve arrivare, ok? Però penso che sia più per l'altra variante. Dicono che voi nutrite gli altri col vostro amore o anche coi vostri piatti culinari, per qualcuno. Leadership, l'abbiamo appena detto, potete assumere il controllo di una determinata situazione, che sia amore o lavoro, voi siete dei leader, ragazzi e ragazze, wow, della prima variante qua, bellissimo. Voglio vedere con le carte, con i tarocchi dei cristalli, che messaggio vi vogliono dare, soprattutto se c'è qualche cristallo in particolare che potrebbe essere utile in questo momento per voi. Tanzanite, sei pronto per amare ancora? Questo mi viene da dire che è un messaggio specifico per i ragazzi e le ragazze che stanno chiudendo o hanno chiuso una relazione karmica. Sei pronta, anima, perché hai lavorato su se stessa e hai avuto un grande cambiamento. E la sugilite, devi essere più assertiva, anima, perché qualcuno qui aveva della dipendenza verso qualcun altro, mi era arrivato all'inizio, magari anche verso un familiare, c'è qualcuno, una persona probabilmente, perché mi arrivava forte quando ho letto la carta delle porte, mi è arrivato che c'è una persona, una mamma, una zia, per qualcuno forse una zia non è una mamma, però c'è qualcuno che ti ha influenzato tanto, o forse la chiami zia, non è una zia vera, però è una donna che è molto forte, ti ha aiutato, però nello stesso tempo ti ha dato tanta dipendenza. Ti devi liberare un po' da questa cosa, perché non è magari una persona che ti ha aiutato, sì, ma tu devi anche andare avanti con le tue gambe, ok? Essere meno condiscendente, mi viene da dire qua. E devi tirar fuori tutta la tua passione, la tua determinazione, i tuoi sogni. Non pensare, anima, che devi stare in una certa situazione perché va bene agli altri. Quali sono i tuoi veri sogni? Cosa vuoi tu? Cerca di puntare su quello che desideri tu. Non è sbagliato. Non è che se non accontenti gli altri, ma sei... Allora, se tu accontenti gli altri, ma stai male tu, non stai realizzando il tuo sogno, ma quello di qualcun altro, non va bene, non è quello. Tu sei già su un cammino per ottenere quello che è lo scopo della tua vita, ed è sentirti realizzata tu, prima di tutto, ok?
Sì, c'è qualcuno che ogni tanto butta giù le vibrazioni, ha bisogno di purificarsi un po', perché se no, anche se hai una forte connessione, tendi a non vedere tutti i messaggi che l'universo ti sta mandando per darti delle conferme, dicono. Vediamo un po'. Prossimo futuro per i ragazzi e le ragazze della prima variante. Che sorprese ti attendono? Quali sono i cambiamenti o le scoperte che farai? Vediamo un po'. O segni che ti stanno arrivando a manetta, costruirai con qualcuno o per te stessa quello che desideri, è solo questione di tempo, dicono. Guardate, c'è l'abbondanza in arrivo per voi, anche sulla casa, mi viene a dire, infatti stavo dicendo, proprio in amore, cuore fedele, qui c'è un qualcosa che si realizza, anche sulla casa, a livello concreto proprio, eh? Ne voglio ancora una per voi, dopo una scelta che tu o qualcun altro dovete fare. Andiamo avanti, vediamo ancora cosa mi vogliono dire. Questa è volata. Qui c'è qualcuno che ti corteggerà. Tu potresti essere un po' chiusa, un po' fredda, forse la persona che ti ha deluso e ferito, che ti vuole corteggiare, oppure è la nuova persona, ma dopo quella relazione karmica tieni un po' tutti a distanza. C'è qualcuno qui che ti vuole corteggiare, dicono. Qualcuno potrebbe avere avuto un'evoluzione spirituale. È cresciuta quella persona, magari si comportava, magari era immatura emotivamente, adesso ha avuto un suo salto, ed è cresciuta. Si vuole avvicinare a te. Tu potresti essere bionda o con capelli. No, beh, qua ci sono tutte. Bionde, more, qua mi stanno dicendo che non è tanto il colore, mi viene da dire, quanto il fatto che tu sei maturata. Potresti essere bionda, mora o rossa, perché qui c'è scritto bionda, questa è rossa, per cui non è una questione di colori qua, ma di maturazione, evoluzione, crescita l'hai avuta tu, l'evoluzione, crescita l'ha avuta lui. Se è la tua fiamma, so che sei delusa, arrabbiata, magari non, ma questa persona ha effettivamente avuto il suo cambiamento. Se non è la tua fiamma o la tua anima gemella che già conosci, ma è una persona nuova, tu stai avendo questa crescita, stai maturando tu, ma anche questa persona che verrà. Una nuova persona nella nuova vita che tu avrai sarà una persona matura, e vorrà la tua fiducia, dicono. Per qualcuno potrebbe essere una persona questa che in questo momento ha tante relazioni, o che ha avuto, se era il tuo passato, tante relazioni. È per questo che tu non ti fidi, perché mi viene da dire più questo per qualcuno. Voglio vedere cosa sta per succedere nel prossimo futuro, sempre tu. Qualcuno che karma. Allora, mi ribadiscono, una persona che si è comportata in maniera immatura, sta venendo verso di te, che sei matura adesso, e c'è qui o una chiusura karmica o un nuovo ciclo. Qui c'era del controllo, può essere che se è una persona che già conosci, si è controllata tanto prima di venire da te e adesso vuole un nuovo ciclo, sempre tu esci. Potresti essere anche tu che chiudi un ciclo karmico con una persona immatura. Sì, per un nuovo amore mi viene da dire, lo farai. Che ti sta già corteggiando o che sta per arrivare a corteggiarti. Questo mi viene da dirti. Vediamo un po' cosa vogliono farti sapere per il tuo prossimo futuro, cosa succederà, prima variante. Una scoperta di segreti, Luna, La porta della luna, cosa vi ho detto all'inizio, è proprio anche una porta che preannuncia la scoperta di qualcosa di nascosto. E qui abbiamo uscito, sì. Vabbè, scusate. Abbiamo tirato fuori proprio la carta dei segreti. Sta per uscire alla scoperta, sta venendo alla luce qualcosa di nascosto. E cos'è? Da qualcuno che era in silenzio. Ti verrà a cercare per dirti che ha chiuso un ciclo karmico e chiederà il tuo perdono. Wow! Questo è sicuramente per qualcuno che aspetta un ritorno, eh? Guardate, silenzio, chaser, qualcuno che ti viene a cercare, segreti rivelati, chiusura karmica e perdono. Bellissimo! Guardate, per me ti viene a dire che ha chiuso con qualcuno, ragazzi e ragazze. Oppure, se è la tua relazione karmica, avrete. Vi direte delle cose, vi perdonerete, chiuderete e ognuno andrà per la sua strada. Ma in amore cosa succederà per i ragazzi e le ragazze? Non ci credo. Allora, qui c'era un distacco emotivo e difese. Voi vi state difendendo da qualcosa, ma qua sta per arrivare la reciprocità per voi, eh?
un desiderio che si avvera. Vediamo però, tiriamole fuori noi. Si superano le difficoltà, sia che avete voi interiori, sia con qualcuno. E ci sarà qualcuno che si lancia verso di voi per la reciprocità, me lo ribadiscono. La giustizia divina sta intervenendo. Per qualcuno è proprio un nuovo amore che sta arrivando nella vostra vita. E per qualcun altro, dopo che voi avrete questo distacco emotivo da quella relazione, succederà però, per qualcun altro può essere anche un rinnovo d'amore, vediamo un po'. Sì, per qualcun altro, qualcuno che faceva finta di essere distaccato ma stava indossando maschere, vorrà un rinnovo d'amore. E in questo momento è stata ferma questa persona. Vediamo però, facciamo proprio la domanda specifica per chi aspetta un ritorno, cosa sta per succedere, perché siamo in tanti. Quindi qua ci sono due accezioni forti. L'azione, lo sapevo. Per chi aspetta un ritorno sta per muoversi questa persona, dopo che ha avuto un distacco emotivo con voi. È stata indecisa per tanto tempo, voi siete stati pazienti o vi ha chiesto la pazienza, sta per manifestare un movimento dopo una chiusura, oppure vi viene a dire che ha chiuso qualcosa, fatemi capire meglio. Per qualcuno sta sistemando cose pratiche, questa persona ti viene a cercare, chi è? Qualcuno che doveva tirar fuori la forza e il coraggio di fare un'azione verso di te, anche sistemare cose pratiche, mi viene da dire. Quindi due situazioni, due accezioni, nuovo amore in vista per qualcuno di voi e un ritorno di qualcuno che prende finalmente il coraggio, chiude qualcosa per venire a stare con te, ok? Vediamo ancora con queste mie cosa sta per arrivare. Ci vuole del tempo per qualcuno, una forte connessione con qualcuno che doveva guarire la sua ferita, ma sta per succedere qua nel qui e ora. Sì, e c'è anche l'accettazione della diversità degli altri. Ci vuole del tempo, ma c'è una forte connessione qua che fa parte proprio dello scopo della tua vita. Ancora me lo ribadiscono, l'avevamo visto prima queste, non mi ricordavo. Ok, voglio vedere anche con queste qua cosa sta per arrivare nella tua vita, quali sono i cambiamenti che ti aspettano, le sorprese o le scoperte. Avere fiducia, devi avere fiducia in quello che senti, dicono. Ci sarà il cambiamento, devi avere fiducia nel cambiamento, devi rischiare per qualcuno qui, tu o un'altra persona rischierà per te. Qui abbiamo il 6 di coppe, la nostalgia è proprio la carta del 6 di coppe, per qualcuno è proprio un'anima o fiamma gemella, un'anima compagna che viene da un'altra vita, per avere un cambiamento tuo, ma per qualcuno, se parliamo proprio a livello terreno, è un ritorno questo. C'è qualcuno che ha paura e ansia di venire, ma sente il richiamo della tua energia, anche se adesso ha paura ed è in confusione, ma ci sarà un nuovo inizio. Perdono ancora, questa persona vuole il perdono. Se è un nuovo amore, vediamo un po' per chi aspetta, attende un nuovo amore, chi sta arrivando nella tua vita, qualcuno che porterà tranquillità e riceverai o stai già ricevendo segni e sincronicità dall'universo. Avrai successo con questa persona, ti proteggerà, siete protetti, ma prima bisogna fare pulizia intorno, dalle dipendenze, dalle paure, dai condizionamenti e dalle altre persone che non vanno bene. Stai riflettendo su questo cambiamento, ma si sta aprendo un nuovo ciclo per te, perché tu hai chiuso col passato, dicono, qualsiasi sia la dinamica che hai vissuto. Vediamo proprio ancora cosa sta per scoprire o succedere. Qui c'è la confusione, voglio capire perché. Hai confusione perché qui c'è un nuovo inizio d'amore o un rinnovo d'amore. Per qualcuno di voi potrebbe essere che sono due le persone che si ripresentano e tu non sai se restare da sola addirittura. Ma chiuderai il ciclo con la persona del passato per qualcuno di voi e vivrai questo nuovo amore. Sì, succederà così per qualcuno, però potrebbe ripresentarsi la tua ex o il tuo ex, ok? Andiamo avanti. Qual è il messaggio che vogliono darti con gli spiriti animali? Co-creare con lo spirito. Quello che sta succedendo nella tua vita l'hai deciso con l'universo prima di scendere su questa incarnazione e co-creerai quello che desideri proprio perché l'universo è con te. Decidi. Non cadere negli inganni della mente, dicono. Sii saggia. Tu hai un animo molto buono, delicato, gentile. Sei pura anima. E
cerca di essere contenta di quello che hai, perché a volte vedi solo il bicchiere mezzo pieno, invece il bicchiere è anche, non è solo vuoto, cioè vedi il bicchiere mezzo vuoto, invece devi vederlo mezzo pieno, ecco questo mi viene da dire. E ti sentirai a casa con la persona che sta arrivando nella tua vita, stai tranquilla, anima, dicono, perché sarà, vedi il bicchiere mezzo pieno. C'è per qualcuno qui che devi aspettare, non devi avere fretta. Osserva quello che sta per succedere, dicono, perché qualcosa sta per succedere per te. Ok, e queste le avevo utilizzate, non mi ricordo, in caso le riprendo. Ah sì, le avevo riutilizzate, vediamo cosa ci fanno vedere ancora. Le avevo viste all'inizio, se non mi sbaglio, per te. L'abbondanza, l'888, sta arrivando abbondanza e equilibrio, è solo questione di tempo. Un ciclo si sta chiudendo, la giustizia karmica sta intervenendo, dopo una distruzione succederà qualcosa all'improvviso, tu sarai felice. Mamma mia, che bello, questo stanno dicendo. Ok, vediamo con i tarocchi, cosa sta arrivando nella tua vita. Vediamolo anche con i tarocchi, sono curiosa anch'io, eh. Vediamo un po'. Una collaborazione che può essere amore o lavoro qui, dopo tanto dolore. Tra l'altro 3-3 mi viene da dire l'equilibrio anche che si ritrova dopo una chiusura di qualcosa. 3-3-3, guardate, l'equilibrio, l'unità, c'è una riconciliazione, una dichiarazione, un contratto di lavoro qui, qualcosa di bello, ma prima ci deve essere una chiusura e poi ci sarà quello che tu desideri, dicono. Qualcuno qui ha paura di lasciarsi andare all'amore perché ha paura che qualcun altro qua, che si, magari la persona nuova, scappi via, come è successo in passato. Sì, hai questa paura. È come se sei in attesa di sapere, ma guardate, si concretizzerà quello che ti desideri, costruirai, non devi avere paura perché tutto si risolve e non devi neanche scappare, dicono qua, eh. Fammi capire in amore cosa sta per succedere ai ragazzi e alle ragazze della prima variante. Sei indecisa? Qui qualcuno è indeciso perché ha paura di soffrire. Siete sulla difensiva. Perché? Perché qua qualcuno vi dichiarerà i suoi sentimenti. Può essere un ritorno per qualcuno con questa carta che ti chiederà anche perdono, dopo un abbandono. Per qualcun altro invece, se è una persona nuova che ti offre la sua coppa, tu sei un po' sulla difensiva, dicono. Ma c'è qualcuno che qui vuole farti un'offerta concreta, però tu devi prima chiudere questo ciclo. È come se stai aspettando la giustizia, ma qui arriva l'amore, eh? Per giustizia divina, ti arriva l'amore dopo tanta sofferenza. Per qualcuno tu hai tagliato con qualcuno che hai amato perché ti ha dato sofferenza, si è allontanata questa persona, tu hai chiuso. Tu, sì, qua o chiuderai con qualcuno. Sì. Decidi di chiudere con qualcuno che ti ha deluso. E vediamo un po' ancora per te cosa sta per accadere. Sì, la chiusura qua. Tu vuoi chiudere con qualcosa. Ma guardate. Vuoi chiudere con qualcosa che ti ha fatto male, perché sei stata per tanto tempo in attesa e non è successo niente. Non è arrivata la comunicazione che tu desideravi. Sì, qua c'è qualcuno che o hai chiuso con, ah, ecco, magari tu hai deciso, o dici, quando tu deciderai di chiudere i contatti con quella persona, magari quella persona avrà lo scossone e ti cercherà. Qui dipende, siamo in tanti, ok? Perché abbiamo visto che c'è qualcuno che vuole tornare nella tua vita del passato, qualcun altro potrebbe avere anche un nuovo amore che si presenta alla porta, ma qui mi viene da dire che tu sei decisa a chiudere col passato per qualcuno di voi, eh? Hai proprio deciso di lasciare qualcuno indietro. E il nuovo amore che arriva ti darà il giusto valore. Per qualcuno ti darà il giusto valore, per qualcun altro lo troverai, cioè lo incontrerai quando sarai libera veramente e che ti darai tu il valore, ci sarà un nuovo inizio molto bello, proprio per destino. E ci sarà un grande cambiamento con questa ruota e una collaborazione. Sì, sarai felice quando avrai chiuso con qualcuno, ma per destino sta arrivando la persona destinata a te.
E vediamo invece per chi ha un rapporto destinato con la persona che deve tornare nella sua vita, cosa ci vogliono dire questa persona, che azioni farà verso di te. Ancora la collaborazione. Dopo un silenzio verrà a chiederti perdono, ma avrà un po' di conflitti questo qui, ma vorrà darti quello che non ti ha dato prima. Ha paura di venire perché ha paura anche che tu lo mandi a quel paese. Per questo che si sente un po' bloccato, vuole venire, ma è scappata questa persona, forse aveva qualcun altro nella sua vita, adesso vorrebbe venirti a dire che ti ama, ci sta pensando tanto su, Vuole venirti a dire che tu sei la sua felicità, sta facendo chiarezza su quello che sei tu e che sta male lontano da te, perché ha capito che tu sei quello che desidera davvero e che ti ama. Ok, quindi qua qualcuno potrebbe essere che si è scappato come un ladro, ti ha abbandonato o perché c'era un'altra situazione, perché qui avevo anche questa. E anche questa che mi potrebbe anche dire un rapporto di facciata per qualcuno, una relazione stabile con qualcun altro, oppure perché non ti ha dato quello che tu hai voluto, perché ha avuto paura e se n'è andato, ha fatto introspezione, si sente solo senza di te, ha fatto chiarezza, ha capito che sei la sua felicità e che ti desidera e che ti ama soprattutto. Insomma, qua siamo più accezione, siamo tanti. Ok, allora a questo punto direi che possiamo vedere se c'è una persona nella tua testa, nel tuo cuore, vediamo cosa ti potrebbe dire. Rischierò tutto per te, non conta più nient'altro per me. Questo l'ho fatto per chi già la conosce, perché magari un messaggino specifico. Vediamo un po'. Io direi che possiamo, un messaggio l'abbiamo dato, sì, dai, vi do qualche, volevo fare un'altra stesa, ma no, perché sennò divento troppo pesante. Andiamo a vedere qualche segno zodiacale di quelli più coinvolti o ascendenti. Chi sono i ragazzi della prima variante o chi è la persona a te destinata? Leone, Pesci, Sagittario, Acquario, Toro, è volata e Vergine. Guardate com'è volata. Ne prendiamo ancora una, Ariete. Ok, questi sono i segni o gli ascendenti. Oppure avete tanti pianeti in questi segni. Vediamo qualche numerino importante per voi. Qua sono volati 14, 7, 17, 19, 15, 10, 26, 24, 18, 8, 12, 6 e 30. Questi sono i numerini. Potrebbero essere compleanni o giorni importanti che avete vissuto con quella persona. E adesso vediamo anche qualche letterina per voi. Non so quanto mi tiro fuori, però facciamo così. Allora, E, Z, Q, V doppia. Sotto qui cosa c'è? La N, Q, allora E, Z, N, V doppia, Q, L, J, H, R, G, S, O, M e K. Queste sono le letterine, possono essere nomi, cognomi, soprannomi, nomi di città o nomi di posti che possono interessare te o una determinata persona. E adesso vediamo se con la sincronicità della musica l'universo ci dà delle risposte, se tirerò fuori delle canzoncine che tu hai appena ascoltato o ascolterai prossimamente, potrebbe essere che ti stanno dando comunque conferma che questo messaggio è anche per te. E una cosa, dov'è che sono qua? Ecco, le canzoncine sono qua. Potrebbero essere anche già canzoni importanti per te, ok? Prima variante. Vediamo. Vediamo che canzoncine escono per te. Immensamente di Tozzi. Dormi amore di Celentano. Una rosa blu di Michele Zarrillo. Un angelo disteso al sole di Eros. L'amore in bocca di santi francesi, un'altra storia di Marco Mengoni, l'eternità di Fabrizio Moro e Ultimo,
Click Boom di Rosa Villain, non so come si dice Villain, boh, vedete voi. La notte di Arisa e questa è volata in 2 minuti, Marco Mengoni. Ok. Ah, queste sono Il tempo di morire i Battisti e Ti sento vivere di Max Pezzali. Ok, queste qui erano le canzoncine. Va bene. Vediamo un ultimo messaggio, perché ho visto questo mazzo che non ho usato e voglio vedere cosa sta arrivando, che sorprese o che scoperte farai. Ti stai per ritirare, cioè qua c'è qualcuno che ha bisogno di stare con te, qualcuno che potrebbe tornare da un vecchio passato qui, perché ci sono dei bambini, potrebbe essere che ci sono dei bambini di mezzo o che vi siete conosciuti in giovane età. Qualcuno che ti esprimerà il suo amore. Se non lo conosci, potrebbe essere una persona che inizierà a flirtare con te. Qui però questa persona o tu dovete risolvere delle questioni familiari con qualcun altro. Sì. Allora, potresti conoscere una persona, dicono di essere ottimista, può essere che tu o questa persona state risolvendo delle questioni con un'altra persona, quando vi conoscerete, che magari ci sono figli di mezzo. Per qualcuno, fatemi capire, dopo questa situazione cosa arriva? L'amore, meriterai l'amore. Anima gemella. Per qualcuno questa situazione familiare che si chiuderà da parte tua o da parte di quella persona porterà poi a vivere questa relazione. Per qualcun altro invece, però mi viene così, mi viene più questo. Che tu o quella persona dovete chiudere una situazione familiare, può essere, siccome mi dicono anima gemella, che sia una persona del tuo passato o che sia una persona nuova che conoscerai, qui dovete capire voi, perché qua sul fondo mazzo ho anche soldi e lavoro, potrebbe essere una persona che ha situazioni economiche in ballo con qualcun altro ed è per questo che all'inizio non sarà subito tutto così semplice, magari vi conoscete ma flirtate un po', poi ci sarà questo avvenimento di questa situazione che si chiarisce, si pulisce un pochino tutto intorno per poter avere voi la vostra situazione, ok? Se non l'avete ancora fatto vi chiedo un like, perché è come se mi donaste una monetina, visto che io non faccio consulti privati e serve anche a me per equilibrare cioè, tra il donare e ricevere l'energia che io consumo. E ne approfitto anche per dirvi grazie di tutto l'affetto, i messaggi, i feedback che mi date e niente, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, che mi fa piacere. Se cliccate poi sulla campanellina riceverete le notifiche di quando io pubblicherò altri interattivi. Aspetto i vostri feedback, vi auguro di ottenere tutto quello che desiderate, di manifestare tutto quello che desiderate. Mi raccomando, esprimete tanti desideri la notte del 19 agosto se vedete questo video prima per chi ha piacere ricordati di fare l'acqua lunata e poi bertela, perché ti dà una bella carica di energia se ci credi, ok? Grazie e passo ai ragazzi e alle ragazze della seconda variante. Allora, questa la posizioniamo qui e vediamo un po'. Seconda variante per voi. Ta-dam! Cuore di fiorite verde. Il verde era il colore per voi. Il cuore di fiorite verde. Cosa dice per voi questo messaggino qui, che vi volevo dare tramite la pietra? Questa pietra, questo cristallo, la fiorite verde, armonizza il chakra del cuore proprio. Guardate che bello. E aiuta ad avere stabilità emotiva. Può fare emergere anche delle cose che sono nascoste nell'inconscio e anche però risvegliarvi l'intuizione. È un forte purificatore della vostra aura e aiuta anche a cacciare l'energia negativa, quindi direi che è un'ottima pietra. Armonizza ovviamente il chakra del cuore, è verde come chakra del cuore. Tra l'altro è legata questa pietra allo spirito guida dell'arcangelo Raffaele, proprio direi che se ce l'avete portatela con voi questa pietra. Ok, adesso anche per voi vediamo subito una cosa che porta si apre anche per i ragazzi e le ragazze che hanno scelto la seconda variante. Poi voglio vedere la vostra energia, però
Non so perché mi è venuto a prendere prima la porta, vediamo. No, non ci credo. Cioè, l'ho messa in mezzo, ho mischiato la porta della luna anche per voi. E niente. Ho mischiato veloce, però l'avevo messa in mezzo, vuol dire che doveva uscire con la super luna. Ovviamente l'energia della luna è potentissima, non poteva non uscire l'energia, cioè la porta della luna. La porta della luna cosa dice? Intanto, se sei uomo, preannuncia già che questa donna che sta arrivando nella tua vita è la donna a te destinata. Se sei donna, ti dice che hai una fortissima connessione con la luna, proprio anche dei poteri. E per qualcuno potrebbe essere, come ho detto anche la prima variante, che c'è una donna che ti aiuta, molto forte, che ti aiuta. A volte però magari rischi di essere dipendente da questa persona, ok? Quindi, oppure c'è anche una donna che potrebbe creare problemi per qualcuno. Però mi viene da dire soprattutto l'aiuto, perché siccome questa carta mi viene da dire che non è un caso che è uscita con la superluna, mi sta dicendo per entrambe le varianti che la porta della luna si apre, meraviglioso, la porta alla connessione che avete forte con il divino. Tra l'altro l'apertura del cuore, voi avete scelto il cuore di fiorite verde che aiuta l'apertura del cuore, mi viene da dire che c'è qualcuno che aprirà il cuore all'amore, sì, o qualcuno verso di voi o voi verso qualcuno. Questo mi viene da dire, che qui c'è un cuore che è guarito o che sta guarendo da alcune ferite. Ah, per voi è volata prima, mentre facevo la prima variante, questa carta, poi tirerò fuori anche le altre carte di questo mazzo, però siccome è arrivata qua e niente, è un caso, guardate, il viaggio, lo scopo della tua vita è viaggiare, può essere anche metaforico il viaggio, non solo fisicamente, ve lo auguro di viaggiare, che bellissimo. E magari lo fate già per lavoro qui, perché c'è qualcuno qui che lavora col computer, viaggia, può essere che tu lavori proprio viaggiando. Però mi viene da dire che qui avete fatto un lungo viaggio dentro di voi e avete aperto il cuore all'amore. E adesso siete molto più connessi al divino rispetto a prima. Vediamo un po', visto che ce l'ho qua, la buttiamo dentro. Voglio vedere prima con queste cosa vogliono dirvi. Dicono che voi avete una connessione forte, siete in grado di cogliere i messaggi che vi mandano le vostre guide. Energia guaritrice. Oh, cosa vi ho appena detto? Oh, scusatelo. Voi avete guarito il vostro cuore e avete anche l'energia del guaritore verso gli altri. Fa parte dello scopo della vostra guida, della vostra vita, essere dei guaritori per gli altri. Ma voi avete guarito il vostro cuore. Bellissimo. Ci tenete anche tanto a, diciamo che siete, si dice angeli terrestri, perché proteggete anche proprio la natura, gli animali e anche i bambini. Voi aiutate i bambini, avete un cuore grande, mi viene da dire qua. Avete guarito da delle ferite profonde, qua, però avete un cuore grande e avete una forte connessione col divino. Siete dei guaritori. È lo scopo della vostra vita, proprio guarire, anche riuscite a guarire gli altri con la vostra energia, col vostro amore, ok? E qui qualcuno verso di voi potrebbe in questo momento lavorare proprio sull'apertura del cuore, proprio magari grazie al vostro contatto, al vostro incontro, questa persona ha iniziato a guarire il suo cuore, mi viene da dire, ok? Vediamo un po' che energia avete in questo momento, ragazzi e ragazze. Può essere la vostra energia o se pensate a una persona in particolare, potrebbero essere anche le sue energie a specchio, ovviamente. Il mago, un nuovo inizio, un inizio. Avete tutti gli strumenti, vi ho detto che avete dei doni, il mago è qualcuno che ha tutti gli strumenti per creare quello che desidera, per manifestare quello che desidera. Potreste essere voi o una persona che verso di voi vuole avere un nuovo inizio o un inizio. Guardate il carro,
Sì, se c'è una persona a cui voi avete pensato, potrebbe questa persona lavorare in questo momento sull'apertura del suo cuore, aver guarito il suo cuore da alcune ferite che aveva, dentro dell'anima, e adesso volere un nuovo inizio, venire a cercarvi. Se invece non c'è nessuno nel vostro cuore, può essere una persona che incontrerete prossimamente, oppure è proprio la vostra energia che siete pronti a un nuovo inizio e state andando, vedete il viaggio, è uscita per voi prima la carta del viaggio e qui abbiamo il carro sul fondo mazzo. Quindi siete pronti ad andare verso per la vostra strada nel vostro scopo di vita proprio. Ok? Andiamo un po' a vedere qual è il messaggio ancora che vi vogliono dare ai ragazzi e ragazze della seconda variante. Qual è il messaggio che devono ricevere? Cosa succederà nel prossimo futuro? Quali sono i cambiamenti, le sorprese o le scoperte che faranno? Principe di autunno, dovete essere saggi e fare delle azioni con testa, non fate cose precipitose. Voi avete imparato a essere più gentili verso il prossimo. Qua dice che in tutto ciò che... Allora, ti devi divertiti. Divertiti in quello che fai, dicono. Hai molto talento, puoi occuparti di più cose insieme. Però devi portare il divertimento in quello che fai. Va bene impegnarsi tanto per tutti, ma devi anche godere di quello che fai tu, eh? Non ti devi solo prodigare verso gli altri, dicono. Il mondo. Avrai un grande successo. In questo momento, dicono, hai chiuso un ciclo importante, un percorso si completa, sei libera anima di andare verso la direzione. Ti è uscito il carro, ti è uscito il viaggio. Verso quello che davvero è il tuo destino, dicono, ok? Allora, divertiti, tu sei capace di fare co più cose insieme e aiuti gli altri, ma ti devi anche, non ti devi consumare per gli altri, ti devi divertire, dicono, ok? Sei molto gentile verso gli altri, hai imparato a esserlo. Cerca di fare azioni sempre ponderate, dicono che è importante. E qui cosa c'è? Guardate, l'amore all'improvviso, sta per arrivare l'amore all'improvviso nella vostra vita. Può essere un nuovo amore o un ritorno per qualcuno. Adesso andremo poi a vedere. Un amore all'improvviso sta arrivando. Questo è il cambiamento, la sorpresa che stai ricevendo, anche la scoperta che farai. Vediamo un po' che cosa sta arrivando, che cambiamenti, che sorprese arriveranno nella vita dei ragazzi e delle ragazze della seconda variante fiorite. Il divino maschile, il grande amore, ragazzi e ragazze, il grande amore. Vediamo un po'. Per qualcuno, vediamo. Questa persona per qualcuno la conosci già, ha dei sentimenti nascosti per te, si è guardata dentro, non sta facendo niente perché in questo momento ha delle difficoltà. Non so se si vede, devo far così perché sono troppo spostata di là. Sì, ha delle difficoltà in questo momento. Non si sta muovendo perché è bloccata per delle problematiche, ma ti sta nascondendo che prova un sentimento per te. Per qualcuno ti verrà a chiedere perdono, vorrà andare oltre a quello che è successo, anche al silenzio che ti ha dato, e ti dirà che ha capito il tuo valore, che ha chiuso un ciclo e che voi siete destinati a stare insieme. L'abbiamo anche visto che qua c'è qualcosa. Per qualcuno potrebbe essere il periodo autunnale, che succede questa cosa, non per tutti, per uno o due. Vediamo un po' se un nuovo amore, quello che si presenta, lo conoscerai in autunno, verso l'autunno per qualcuno, perché ci sono, magari ti ha già visto questa persona e non ti ha dichiarato subito quello che l'emozione che gli hai scatenato perché ha da risolvere delle sue questioni. Se invece non la conosci ancora proprio, non ti ha neanche mai visto, all'inizio magari non ti dirà subito quello che prova perché vorrà risolvere delle sue problematiche. Magari si deve anche perdonare perché si sente in colpa verso qualcosa o qualcuno. Se invece è un vecchio amore, sappi che vorrà chiederti il perdono, questo qua, perché ti ha nascosto anche quello che provava, ma ha capito il tuo valore. Comunque le due eccezioni, che sia nuovo o vecchio, qui l'amore capirà quanto tu vali. Per qualcuno è un vecchio amore, infatti, bisognava chiudere un ciclo col passato. La giusta direzione era allontanarsi dal passato, ascoltare il proprio istinto e andare verso dove devi andare. Per
perché qui c'era un partner karmico che ti ha insegnato ad aprire il cuore all'amore. Tu hai vissuto una storia d'amore con un partner karmico che ti ha insegnato ad aprire il cuore all'amore. Sì, ti ha acceso il cuore. È stato un partner karmico per te. Hai chiuso questo ciclo. Ok? Vediamo cosa ti aspetta. Ti aspetta qualcosa di speciale. Vediamo cos'è. Questo partner karmico ti ha aperto il cuore all'amore. Ecco la tua guarigione del cuore. Hai lavorato grazie a una relazione che ti ha fatto imparare ad amare proprio. Ti aspetta una comunicazione. Qualcuno lascerà andare le sue paure, ti dirà che vuole andare avanti per una riconciliazione. Qualcuno che ti dirà che ha fatto una scelta, qualcuno che si è comportato male. Potrebbe essere la tua anima gemella. Che è stata male perché non ti ha rivelato quello che provava ancora, che nascondo qua. Se mi metto più in qua, tu non vedi le carte. Devo fare così. Qui c'è un'anima gemella che sta male, che doveva fare una scelta e aveva delle tossicità. Vuole la riconciliazione, ma sta lasciando andare ancora le sue paure. Ma vuole una comunicazione con te. E la giustizia karmica sta intervenendo nella vita di questo qua o di questa qua, eh. Questo vuole venire a dirti che ha fatto una scelta. Per qualcuno potrebbe anche essere che la tua anima gemella è un'anima con cui avevi del karma da sciogliere, ok? Perché c'era partner karmico e anima gemella, può anche essere la stessa energia. Magari aveva tanto karma con te, avevate tanto karma da sciogliere e quindi giustamente questa persona, quest'anima, ha ancora delle tossicità, però tu grazie al lavoro che hai fatto su di te hai aperto il tuo cuore, hai guarito le tue ferite, hai imparato ad amare davvero, perché qui c'era l'amore vero, nella vostra stesa. Vediamo un po' cosa ti aspetta, che sorprese, che cambiamenti e che scoperte farai nel prossimo futuro. Un ciclo karmico ancora, mi dicono, la giustizia sta intervenendo, hai imparato una lezione karmica, lascerai andare le tue paure, chiuderai con qualcosa del tuo passato, dicono. Ok? O con le paure del tuo passato. E poi è solo questione di tempo. Sì, c'erano delle tossicità con un partner karmico, che ti ha fatto stare male. Tu avrai la tua rinascita, dicono, dopo questa separazione. Okay, per qualcuno c'è una separazione da un partner karmico qua. Oggi sento tanto questa energia, questi partner karmici con cui bisogna chiudere delle relazioni tossiche. Una persona che ti ha tradito. Lezione karmica ancora. Lascia andare le paure, perché sta arrivando. Allora, per qualcuno, arriva sempre questo qua. Per qualcuno, uno o due, invece la relazione tossica, con tanto karma ce l'avevi con la tua fiamma gemella che doveva purificarsi per avere un suo risveglio. Una persona che ti ha tradito qua. E avrete una relazione divina qua, prossimo futuro arriva la relazione divina e l'unione, ma questo vale solo per uno o due. Per la maggior parte io vedevo una chiusura karmica con qualcuno per avere poi un incontro con un'altra persona. In questo momento questa relazione di fiamma comunque è ferma, ok? Perché questo qua ha delle tossicità che deve ancora guarire. Cosa succederà? Qualcosa succederà all'improvviso nel prossimo futuro per te. Vediamo cosa succederà all'improvviso nel prossimo futuro per lei o per lui. Una relazione divina dopo un periodo di fermo. Wow, proprio per te, che sei la divina, anche se sei uomo girala, ma qui per me sei la divina, arriva proprio il matrimonio, Ti scioccherà questo. Arriverà qualcosa che ti... Mamma mia, ragazzi, un cambiamento radicale. All'improvviso questo ti fa la dichiarazione e ti dice che ti vuole addirittura sposare. È proprio lui che si è guardato dentro e ha capito quanto tu sei importante. Capire il valore, non ci credo. Quindi qui ci sarà il colpo di scena, la scoperta, per il cuore verde, che questo qui ha guarito col cuore verde anche lui, anche lei, però parliamo di lui perché per me è il divino maschile, divina femminile, vedete, ha guarito il suo cuore dalle sue ferite, vorrà la relazione, anche la relazione seria, stabile, concreta in questa realtà con te, un matrimonio per qualcuno addirittura, perché ha capito il tuo valore. E l'ha capito grazie anche a lui, a specchio, probabilmente a una relazione karmica che ha avuto, ma anche passionale, Però c'erano tante cose nascoste, lo faceva stare male. Allora, per qualcuno qui
dopo la chiusura con una relazione karmica, questo viene e ti fa la grande proposta. Vale per uno o due ragazzi e ragazze, perché ancora delle tossicità le abbiamo viste prima, eh? È questione di tempo, dicono. Vediamo un po' più su di lui cosa mi vogliono dire. È questione di tempo perché freddezza, vediamo un po', perché deve fare una scelta, ragazzi, per essere felice, deve, guardate. Allora, è questione di tempo perché questo qua, questo deve credere alla felicità e deve abbassare la maschera e fare la scelta. Vedete che ha delle tossicità, ci vuole del tempo, ok? Allora, siamo in tanti, quindi qua ci sono più eccezioni. Qualcuno di voi chiuderà una relazione karmica definitivamente con questa energia potente che sta arrivando, e si preparerà all'incontro con chi davvero è destinato a lei, ma deve chiudere col passato. Qualcun altro invece torna a cercarvi. Può essere, sono due, sono tre precisamente, perché l'altra eccezione sono un'anima gemella con cui avevate tanto karma, che avete chiuso la relazione e questo ti viene a cercare, ti chiede perdono e state insieme subito. Uno o due che hanno una relazione di fiamma gemella, invece questo qua non torna subito, tornerà quando chiuderà una relazione karmica che ha, dove sta imparando la sua lezione. Deve togliere la maschera e fare delle scelte. Quindi nel futuro per voi c'è tanta roba, c'è un cuore fedele, ok? Che sia un cuore di una persona, di un'anima nuova o che sia un'anima del passato che torna, qui arriva qualcuno fedele a te, dopo che tu hai subito la ferita del tradimento, perché non dimentichiamoci che per voi era uscita la ferita del tradimento, che vi ha fatto stare tanto male ed era stato un partner karmico, eh? Quindi sta arrivando per voi il vero amore. Guardate, prossimo livello, relazione divina. Però bisogna prima chiudere col passato, che sia la vostra energia o che sia la persona vostra del cuore, se già c'è. Esatto. Ok, va bene. Andiamo avanti. Voglio vedere anche per voi cosa mi dicono, perché per la prima variante l'oracolo dello sciamano era uscito addirittura il contratto d'anima. Per voi risonanza, compassione e meditazione e silenzio. Allora, qui dovete avere pazienza, ragazzi e ragazze, aprire il cuore con la compassione, aprire il cuore all'amore, ascoltarvi, perché voi siete connessi all'universo, ascoltate anche quello che vi arriva come intuizioni. Ok, fate meditazione e cercate di ritrovarvi, sì, anche nel silenzio, cioè per la serie, a volte quando siamo da soli, in realtà sentiamo meglio noi stessi, perché la vita di tutti i giorni ci frenetica, ci distrae, e non ci ritagliamo più lo spazio necessario per ascoltarci. Ecco, dicono ascoltatevi. Ritrovate uno spazio per voi stessi, aprite questo cuore alla compassione se dovete perdonare qualcuno, che sia una persona che dovete lasciare nel passato, che sia la persona che sapete tornerà a cercarvi per l'ennesima volta, e voi siete arrabbiate e ferite, dicono apri il cuore a questa compassione, perdona, se devi lasciare andare quell'anima, lasciala andare per poter procedere col tuo cammino, per essere felice devi perdonare, dicono, ok? E dopo questa meditazione e silenzio. Sì, allora qua loro dicono mentalità da principiante. Ci sono persone che, questo potrebbe essere sia per voi che per la vostra persona del cuore, non riescono ad andare oltre al mentale, eppure avete una forte connessione, però quando cadete in vibrazione bassa, secondo me qui viene fuori un disastro, non sentite più i segnali, non li vedete più, non ci credete più. Ecco, loro dicono non essere. Cioè non essere troppo nel tuo mentale, perché devi essere, perché il principiante mi viene in mente una persona poco matura a livello spirituale, ok? Quindi può essere sia la tua persona che deve aprirsi un po' di più alla connessione, però perché qua la connessione ho visto che tu ce l'hai, oppure tu quando vai in vibrazione bassa, ok? Questo è. Vediamo un po'. Cosa vogliono dirti i ragazzi con le voci della caccia, col mio mazzo? Cosa ti vogliono dire i ragazzi per il prossimo futuro?
devi chiudere i cicli, qua si troverà un equilibrio se sei aiutata anima, e ci sarà un inizio o un nuovo inizio in quello che desideri, che sia amore, lavoro. Dovevi riconoscere anche la tua bellezza, oltre che la bellezza vera, qual era, anche la tua, mi viene da dire. Sì, ancora, mi dicono che ci sono ancora delle paure, dei pensieri limitanti che fai ogni tanto, ma sta arrivando l'amore vero per te, si manifesterà questa unione, ascolta le tue percezioni e guarda i segni che ti mandiamo. Usa i doni, ti hanno dato dei doni, utilizzali, perché tu quando cadi in paure e paranoie non riesci più neanche a utilizzare i tuoi doni, dicono. Guardate, vibrazioni basse, mi è arrivata troppo forte prima questa cosa. Liberati da questa energia qua. C'è qualcuno che ogni tanto va giù e dice no, basta, non credo più a niente, a me i ragazzi, le mie guide non mi aiutano, l'universo non mi aiuta, poverino o poverina, come sono sfortunata. No, manifestate ciò che desiderate. Ricordatevi che se voi dite cose, l'universo le prende come desideri, cioè dovete tenere una vibrazione alta e un'energia positiva per manifestare ciò che desiderate, ok? Questo vale per quelle 2-3 persone che sento che hanno un'energia molto molto giù in questo momento. Vediamo cosa arriverà nel prossimo futuro per voi. Ecco, per qualcuno la fiamma gemella, l'aiuto dall'universo e sarete felici. Per qualcuno è la fiamma gemella, guardate, per qualcun altro l'anima gemella, anche perché le fiamme gemelle sono molto meno rispetto alle anime gemelle, ovviamente. E ci sarà una grande opportunità per voi, ma prima dovete riconoscere la vera bellezza e accettare anche quelle vibrazioni basse che vi procurano rabbia e dolore. Integrate quella rabbia, perdonate, dicono. State ricevendo tanti segni da noi, dicono. Segni. Avete dei doni, ancora me lo ribadiscono. Dovete ascoltare con la vostra intuizione, perché a volte non ascoltate, dicono. Perché? Perché avete ancora attive alcune ferite dell'anima. Quali sono le ferite dell'anima? Sono le principali ferite dell'anima, sono le 5 ferite: il tradimento, l'abbandono, il rifiuto, l'umiliazione e la giustizia. Quindi 5, tradimento, abbandono, rifiuto, umiliazione e ingiustizia. Probabilmente qua in questo gruppo c'è qualcuno che ha ancora qualcuna di queste ferite attive. Ecco, devi superarla questa cosa, devi guarire. Ecco la guarigione del cuore, la guarigione che ti è uscita prima anche nello scopo. Quando tu guarirai il tuo cuore, tutto girerà per il verso giusto, dicono, ok? Fatemi capire in che fase siete in questo momento voi. O cosa hai previsto, però anche proprio in che fase siete voi voglio capire. Vi dovete arrendere a ciò che è per poter manifestare quello che desiderate. Vi dovete arrendere a ciò che è. Arriverà una dichiarazione, un nuovo inizio, però dovete avere fiducia in voi stessi e ritrovare un equilibrio per manifestare ciò che desiderate. Per qualcuno ci vuole calma, tempo divino, ci vuole del tempo, ragazzi. Ci sarà un nuovo inizio, ma prima dovete arrendervi a ciò che è, credere nell'universo, avere fiducia e ritrovare il vostro equilibrio. Guarire anche, mi viene da dire, perché qua c'è qualcuno che ancora non riesce a guarire da qualche ferita. C'è qualcosa qua. Troppe si sono girate. Dicono che ci vuole calma per quello che desiderate voi. Dovete avere fiducia per avere questa riconciliazione. Dovete avere fiducia e guarire. Bisogna guarire per avere la trasformazione, ragazzi. Ragazzi, è così. Ok, vediamo ancora. Anzi, prendiamo prima queste. Cosa vogliono dirci sul prossimo futuro? Per i ragazzi e le ragazze che hanno scelto il cuore verde. Anche per voi. Potrebbero esserci dei bambini di mezzo nelle scelte dei cambiamenti o delle trasformazioni che devono avvenire nella vostra vita, o potrebbe essere che qui c'è qualcuno che torna da un passato remoto, che tipo vuole esprimere il suo amore, ma ci vuole del tempo. Potrebbe esserci una dipendenza affettiva, ecco, mi arrivava più questa versione per voi. Mi viene da dire, sì. Per qualcuno mi viene da dire che potreste anche far fatica a lasciare andare, perché c'è una dipendenza affettiva, qualcuno del vostro passato, ok?
perché c'è dipendenza. Dovete perdonare, anche per voi la stessa cosa di prima, dovete perdonare questa persona. Due accezioni: può essere sia una persona del vostro passato con cui avete costruito una famiglia, ok, e non riuscite a lasciarla andare o a perdonarla, qua dovete capire voi, e sia la vostra anima gemella che magari torna per sistemare le cose. Se vediamo un po', vediamo se siete insieme a questa persona, vi siete lasciati, potrebbero esserci stati problemi di soldi, di lavoro, e questa persona si deve far perdonare perché cosa ha combinato. Per qualcuno potrebbe avere tradito il matrimonio qua, per qualcun altro potrebbe non averti detto che aveva un matrimonio, e adesso ci vuole il perdono. Che sia, fammi capire se questo può essere, voglio capire se è la persona, il tuo karmico, un'anima karmica con cui devi chiudere, qualcuno che si è guardato dentro, un tossico, dipendenza ragazzi, separazione, infatti andare avanti, non so se le vedete, ve le metto qua perché mi arrivava forte questa cosa. C'è qualcuno qui che deve lasciare andare un rapporto tossico dove avete una dipendenza, cioè proprio una separazione ci deve essere qua. Perché? Perché siete stati vittime, vi ha fatto soffrire tantissimo. Allora, voi avete creduto di poter essere felici, questa persona ha indossato maschere. Cosa arriva per voi? Non vi ha mai dichiarato quello che provava. Allora, sono più accezioni perché siamo in tanti. Qui ci sono due situazioni. Qua qualcuno deve chiudere una relazione tossica ed è finita questa relazione. Vediamo. Qua qualcuno deve chiudere proprio. Voglio capire. Chi deve chiudere questa relazione e perché? Chiudere il ciclo. Allora, può essere che devi chiudere una situazione matrimoniale, oppure può essere che devi chiudere, che hai chiuso un ciclo karmico con qualcuno con cui avevi un patto, che è stata una persona opportunista e tu sei stata la vittima. Se è la tua persona destinata, in questo momento dovete stare separati, liberarvi dalla dipendenza reciproca, perché questa persona ha delle tossicità ancora forti, ok? Ma per qualcuno questo è proprio il tuo partner karmico, per qualcuno le tossicità della tua persona speciale è il suo partner karmico. Sì, deve chiudere quella relazione, quella persona, giusta ridirezione. Vediamo, allora, se è il tuo partner karmico la devi chiudere, se invece è colui che è destinato a te devi perdonare. Qua dovete capire voi, fare chiarezza voi, ma prima deve superare le sue tossicità. Questo tu non devi fare niente, non reazione, eh? Tu non devi fare niente, dai tempo al tempo, ecco perché ti dicono che devi avere pazienza e fiducia, dai tempo al tempo. Qui ci sono più accezioni, ragazzi, ragazze, siamo in tanti, e sapete voi, dovete riconoscere voi la vostra storia. Ma se è una persona che vi ha fatto solo male, allora vi dico lasciate andare. Ok, anche forse il grande amore, voi dovete stare bene. Vediamo un po' chi siete voi in questo momento, la vostra energia. State diventando più sagge grazie all'esperienza che avete fatto. L'indipendenza, guardate, per qualcuno avete abbandonato la dipendenza reciproca e siete diventati più indipendenti. Brave, bravi. Per qualcuno ci vuole tempo. La vostra saggezza vi porterà a essere più indipendenti nel tempo, e allora potrete ottenere cosa? La pace, la pace, e anche il miracolo che tanto desiderate. Voi siete una certezza per gli altri, siatelo anche per voi stessi. Ascoltate il cuore, guardate l'acqua, le emozioni, il cuore. Vediamo se c'è una persona specifica come vi vede. Tempo, allora, una persona che nel tempo si era forse anche illusa di potervi dimenticare, mi viene da dire, adesso ha capito che non può, che voi siete casa, che vi sente dentro, che voi siete una certezza, mi viene da dire,
e anche l'emozione, l'amore. Siete la gioia, siete la gioia, siete la certezza, siete l'amore, siete tutto. Allora, se c'è una persona specifica, cosa vuole da te? Guardate, voi siete la certezza, la liberazione, vuole la devozione, vuole dirvi la verità, vuole co-creare con voi. La verità, non ci credo. Vuole stare con voi, ma ha ancora delle tossicità questa persona, ma vuole la comunione con voi, l'alleanza con voi. Vuole dirvi la verità, vuole co-creare con voi, vuole la vostra devozione, vuole che voi siate la sua certezza, perché voi siete la sua libertà. È come se pensa che con voi può essere libera di essere chi è davvero, mi viene da dire, quest'anima. Vediamo un po'. Cosa siete voi? Chi siete voi in questo momento? Voi state completando un vostro... Guardate. Dovete avere calma, state completando un ciclo, state chiudendo qualcosa, ragazzi. State comprendendo che la vostra gabbia l'avete messa voi. Vi state liberando dalle vostre paure, ok? Siete, guardate, vi state liberando dalle vostre paure. Avrete una nuova visione e troverete il compromesso giusto per andare avanti, avere il coraggio di vivere quello che voi volete. Avete dei sensi di colpa, coraggio e sensi di colpa. Perché? Perché volete aprire un'altra parte, voi volete andare oltre. C'è qua qualcuno che ha dei sensi di colpa a lasciare andare qualcosa, mi viene da dire. E per qualcun altro è qualcuno che specchia le sue energie a voi, che ha sensi di colpa a lasciare andare qualcosa. Ma qui vedo che vi state liberando da una gabbia, ma state, prima di tutto dovete chiudere un ciclo. Sì, qui bisogna chiudere un ciclo. Siete nel viaggio, anche prima vi era uscita la carta del viaggio, voi nel viaggio che vi porterà a raggiungere lo scopo della vostra vita, voi, e se c'è un'anima destinata con voi, sta facendo questo lavoro qua. Vediamo un po', prossimo futuro, che cambiamenti vi attendono, che sorprese o che scoperte, vediamo un po'. Anima gemella, secondo le regole, pazienza, pazienza. Pazienza, mi viene da dire. Siete in una fase di trasformazione. La vostra anima gemella, fiamma gemella, l'anima compagna, qualsiasi tipo di relazione vi porti amore, ha bisogno in questo momento di tempo, perché sta avendo quest'anima o voi una trasformazione. Guardate, una nuova vita vi attende, un co-creare con quest'anima che è destinata a voi, e dovete crederci, dicono, State pensando? Sì, dovete essere più flessibili, ragazzi e ragazzi. Vediamo se è la vostra persona del cuore a essere un po' così. Nel qui e ora, co-creare tra due mondi. Potrebbe essere che anche la tua persona del cuore, che si sente bloccata tra due situazioni, tra due realtà, tra due persone, vuole co-creare con te, lo vorrebbe nel qui e ora, ma in questo momento sta facendo le cose secondo le regole. Sta avendo un cambiamento quest'anima, che è prevista, cioè che vuole te. Allora, vediamo un po' tu, proprio tu, non la tua persona speciale. Voglio vedere cosa mi dicono per te in questo momento. Co-creare, orfani, ti senti sola, ti senti abbattuta. Anche tu devi chiudere un ciclo karmico, mi viene forte, seconda variante. C'è qualcosa ancora che devi lasciare andare, non so cos'è, cosa sia, non lo so, per poter co-creare quello che tu desideri. Guarda i segni, dicono. Tira fuori la tua forza. In questo momento ti devi allontanare da qualcosa, ok? È come se, mi viene da dire, che non riesci a chiudere qualcosa col tuo passato, perché ti senti particolarmente sola, anima. Tu ti senti sola. Chiudi col passato, lascia indietro. Sei aiutata, non è vero che sei sola. C'è qualcosa per te che non è finita. Non è finita. Cambieranno le cose, dicono. Ma sii più flessibile, sei troppo rigida, sei troppo quadrata, anima. La felicità arriva, ma la devi aprire tu, quella serratura. E a volte invece ti crogio di qua per costruire. Ci vuole del tempo, dicono. Ok,
qui c'è qualcuno che deve lasciare andare indietro qualcosa del suo passato. Ok, vediamo un po' cosa sta arrivando per te. Guardate cosa stava volando, la fiamma gemella o l'anima gemella qua. Un incontro sta arrivando, per qualcuno sul posto di lavoro potrebbe essere questo incontro, una sorpresa che non ti aspetti, che ti darà tanta gioia e felicità, per qualcuno con una persona un po' freddina, non troppo aperta all'emotività all'inizio, ma è un legame di vite passate che sta arrivando. Per qualcuno potrebbe essere scura di carnagione questa persona, vediamo un po' cosa sta arrivando, ma anche essere una persona matura per qualcun altro, che potrebbe essere a distanza, ancora, fiamma gemella, qualcuno che, infatti mi arrivava, che doveva maturare, che a distanza può essere una persona che amava fare viaggi, andarsi a divertire, potrebbe essere la tua fiamma gemella o l'anima gemella, ovviamente qua mi esce questo messaggio soprattutto per una fiamma, qui c'era questa persona che doveva avere un'evoluzione spirituale, che è a distanza o che se ne andava a fare viaggi qua, perché abbiamo il viaggio e la lunga distanza, il divertimento, fammi capire, che poteva avere anche delle tossicità, libertà, una persona che amava la sua libertà, il denaro, tutto quello che era materiale, è un amore del tuo passato questo che torna per te e ti corteggerà questa volta, oppure poteva essere anche una persona che in passato amava corteggiare, ci potrebbero essere dei bambini di mezzo, potrebbe esserci una famiglia di mezzo, questa persona essersi in questo momento controllato o si sta controllando, ma questo sta arrivando, ci vuole del tempo per qualcuno, perché qui ci sono problemi, è attaccata forse alla sua parte materiale, questa persona ha ancora delle tossicità, quindi un amore del passato, un amore nuovo, dipende, ognuno di voi poi ha la sua storia, fatemi mischiare, cosa sta arrivando nella vita dei ragazzi del cuore verde, anima gemella, ancora, divertimento, gioia, sarai corteggiata, arriverà quello che tu desideri, ancora, sta fiamma gemella ha rotto, scusate, ok, arriverà l'incontro che tu desideri, che sia un'anima gemella o che sia una fiamma gemella, questa persona vuole corteggiarti, questa persona ti vede bellissima, ok, e ti vede anche casa, per qualcuno, ti sente casa o ti sentirà casa se è una persona nuova. Fatemi capire su questa casa. Sì, questo è cresciuto. A livello spirituale si presenterà una persona concreta, una persona seria, ok? Se è del tuo passato sarà cambiata questa persona, se è una persona nuova vedrai subito che è una persona seria. Su lì? Per qualcuno è a distanza questa persona. Potresti non averla ancora conosciuta o tornare dopo tanto tempo. Per qualcuno potrebbe esserci una famiglia di mezzo, oppure farete una famiglia insieme, insomma, qua bisogna capire, magari se stai chiudendo una relazione tu o la tua persona, per questo mi esce la famiglia, se no è che farete una famiglia insieme. Non so se l'ho preso i numeri per voi, ma adesso li prendo, in caso li vedremo due volte. Qui è uscito 17-17, numeri che potresti vedere in questo periodo, in questi giorni, prima diciamo di questo momento della luna, della superluna. Lo 000. Che è l'azzeramento di tutte le situazioni, un nuovo ciclo che inizia, anche sentirsi tutti parte di qualcosa, perché questa è la legge dell'unità, siamo tutti parte dell'uno, dicono. E 99, ascolta i tuoi sensi, perché tu hai dei doni che a volte non utilizzi, perché cadi nel mentale, mi viene da dire. Qui c'è qualcosa di una vita passata, di una vita precedente, un legame importante che sta per bussare alla tua porta o ribussare alla tua porta. Guardate, 14-14, dicono ogni azione produce una reazione, ogni effetto è generato da una causa. Assumiti la responsabilità delle tue scelte, dicono. Comunque vada, qualsiasi scelta tu farai, gli angeli sono al tuo fianco. 14-14, quindi l'azzeramento di qualcosa. 9-9 rappresenta anche la chiusura di un ciclo, e poi dicono ci sarà una reazione a un'azione, ok? Questi sono i numeri che potresti vedere, proprio che ti anticipano quello che abbiamo visto adesso. Andiamo avanti, vediamo un po'. Potresti avere litigato con qualcuno, questa persona... Ah, potresti avere litigato, qui ci sono problemi, magari sul lavoro ci sono dei problemi per qualcuno. Fammi capire. Sì,
Potresti aver avuto una delusione e questa cosa ti ha fatto paura, ti fa paura, perché è come se hai rinunciato, hai perso un desiderio. Ma qualcosa sta arrivando di bello per te. Questo vale per chi ha avuto un problema, potrebbe essere un problema lavorativo per qualcuno qui. Ok? Questa cosa ti ha fatto rimanere male, la paura e la delusione, mi viene da dire, ma si sta facendo chiarezza, qualcosa di bello arriverà, sta arrivando per te qualcosa di bello. E ci sono anche dei segni che stai ricevendo per quello che tu desideri. Vediamo un po' a livello proprio tu che stai ascoltando, cosa sta arrivando nella tua vita, ancora la chiarezza. Che sorprese stanno arrivando, che sorprese stanno arrivando, che cambiamenti stanno arrivando nella tua vita e che scoperte farai, visto che è caduta più volte la carta della chiarezza qui. Wow, che scoperte farai, la rivelazione. Avrai una rivelazione. Qualcuno dopo tanto tempo si presenta alla tua porta per sbloccare la situazione con te, sarà determinata a fare cosa? A prendere finalmente una cavolo di decisione. Variante 2, questo alla rivelazione che vuole prendere una decisione e finalmente, vediamo un po', vuole un cambiamento e chiederti perdono. È questo qua, vedete? È in attesa questo qua. Di fare cosa? Di avere un cambiamento. È lento, perché è lento. Qualcuno qui aspetta da tanto, ma stai ricevendo tanti segni e sincronicità dell'universo. C'era un'energia karmica, una terza energia o un ciclo karmico da chiudere. Questo sta per succedere, qualcuno ha avuto una rivelazione e sta arrivando da te per sbloccare le cose e sistemare le cose. Va bene? Vediamo se è una nuova situazione, cosa accadrà. Questa è volata, sarà una persona molto dolce, che arriverà in un momento in cui tu non ci pensi più ad avere qualcuno. Sarà una persona, potresti avere un sogno premonitore che ti farà sognare. Una figura che sarà la prossima che tu incontrerai. Guardate, ci sarà una scelta e un'azione con reciprocità. Mi viene da dire che tu devi fare la scelta anche di ascoltare, perché sarai fredda. Avrai la possibilità di scegliere per tuo libero arbitrio se accettare o meno questa reciprocità. Ci sarà tanta passione. Sarà una persona che noterà quanto tu sei dolce anche se nascondi dalla tua freddezza. Perché tu guardi, guardate, resistenza, fai fatica a lasciarti andare a un nuovo amore. Perché? Perché ti fai dei sensi di colpa per che cosa? Perché è come se pensi che è sbagliato avere un'altra opportunità, ma non è sbagliato avere un'altra opportunità. Ti sei isolata perché? Perché tu ti senti in pausa perché hai una fiamma gemella, un'anima gemella, o qualcuno con il filo rosso del destino che senti legato a te. Sì, è questo. Non vuoi avere un'altra opportunità tu, anche se sta arrivando questa persona, per tuo libero arbitrio hai la possibilità di scegliere se viverti questo amore, dicono. Ok? Questa collaborazione dipende da te, forse perché l'universo, ragazzi, ha vie infinite. Potrebbe portarti al matrimonio? Hai paura? Sei indecisa, ti blocchi, hai paura. Perché? Porre le basi col divino maschile. Allora, se c'è una nuova persona che vuole una collaborazione con te, tu potresti avere paura di accettarla perché vorresti avere qualcun altro. Fatemi capire. Sì, è questo, per qualcuno è così. Vediamo un po'. Un nuovo amore, per chi desidera un nuovo amore, ditemi qualcosa. Quando sarai da sola avrai la tua opportunità, ma devi lasciare andare qualcosa di karmico. Qui c'è qualcuno che non riesce a chiudere un ciclo karmico perché ha paura dei dubbi a lasciare andare qualcun altro, ma non può arrivare il nuovo amore se voi non vi sbloccate. Dovete superare quel dolore per potervi aprire. Ok, essere felici, ecco perché l'apertura del cuore per qualcuno di voi. Qui ci sono più eccezioni, c'è qualcuno che sta aspettando e tornerà dopo tanto tempo, un'anima, una fiamma gemella, che ne ha combinata più di Bertoldo probabilmente,
e qualcun altro che fa fatica a lasciare andare una persona, una sua anima gemella, compagna, piuttosto che karmica, non lo so, che però deve lasciare andare in questo momento perché quella persona in questo momento non può stare con te o fiamma gemella anche, per cui l'universo ti sta per mandare un'altra conoscenza e sceglierai tu se viverti questa nuova situazione perché c'è libero arbitrio. Tu hai dei dubbi perché? Vediamo. È come se tu. Mi viene da dire che tu ti sei concentrata più su altre cose, però ti senti l'imperatrice di qualcuno qua, stai resistendo a lasciarti andare. Forse ti sei concentrata più sul tuo lavoro, pratiche, cose pratiche. Sì, può essere che tu in questo momento non lo cerchi un nuovo amore, perché tu sai che c'è una tua anima gemella. Sai che ti stai evitando, ma tu la vuoi manifestare, vuoi questo cambiamento. È come se stai aspettando che apprenda una sua lezione, questo qua. Ok? E tu sei così, tranquilla, anima, in attesa che questo. Sei stanca però. Vuoi sbloccare le cose? Ok, vedremo. Sono varie accezioni, ognuno poi ha la sua storia. Vedremo. Voglio vedere cosa ti vogliono dire gli spiriti animali, seconda variante per te. Riconosci il tuo valore, puoi ottenere quello che desideri, riconosci il tuo valore. Nulla va sprecato e questo mi viene da dire per chi ha la possibilità di viversi un nuovo amore, ma sta rifiutando questo dono dell'universo. Se la tua persona del cuore non ha le cosiddette in questo momento per tornare, per fare la vita con te, perché magari preferisce stare altrove, dicono non sprecare la tua vita o le tue opportunità, perché la vita è preziosa. Confida nel grande mistero, tutto succede per una ragione, se in questo momento quell'anima è lontana da te, è perché così deve essere, perché magari le sue tossicità ti farebbero cadere in un altro baratro. Ok? Impara dal passato, dicono l'elefante qui, Impara dal passato, qua c'è qualcosa che è da tanto che è stagnante qui, tanto tanto, E questa super luna con l'energia proprio dell'acquario fa venire anche la voglia alle persone, ecco, questa energia così forte di desiderio di libertà e anche di lasciare andare questi rapporti stagnanti che non stanno dando nulla, ok? Può essere per te o magari anche la tua persona che se sta male dov'è, sta cercando di liberarsi, vuole liberarsi da una relazione che magari è stagnante, però tu devi vedere la tua vita. Per chi ha una relazione già, una persona già in mente, tiriamo fuori un bigliettino, vale solo per chi già la conosce ovviamente, per il nuovo amore questi no. Adesso ho capito che siamo connessi, io ti sento. Odio la distanza da noi, mi fa stare male. Certo, però è così. Ma adesso sto mettendo me al primo posto, in questo momento sta mettendo se stessa al primo posto. Ecco perché tu devi vivere la tua vita, capito? Queste voglio ancora queste, poi vediamo anche per voi i segni zodiacali, eh. Cosa sta arrivando nella tua vita, prossimo futuro, ascolta il tuo stesso senso, dicono, lasciati guidare dal tuo intuito, lasciati sorprendere, apriti al nuovo e non dare niente per scontato, qua c'è qualcuno che deve aprirsi al nuovo e non ha il non vuole, non è che non ha il coraggio, non vuole, non vuole lasciare andare chi deve lasciare andare in questo momento. Questa è la situazione confusa, ce ne vuole un'altra. Allora, ci sono cose che tu non sai, motivi che tu non sai. Sesto senso, ascolta il tuo intuito, ma soprattutto ascolta quella che diceva prima, la carta di prima diceva, il divino sa quello che sta facendo, ogni cosa è un piano divino, ok? Riceverai buone notizie, dicono, riceverai buone notizie.
e ci sarà, ma ci vuole la forza qua, eh. Devi mantenere le tue idee, sì. Andrà tutto bene. Per qualcuno va bene quello che stai facendo, ok? Perché dicono che avrai delle buone risposte. Per altri, però, dicono che non devi invece perderti delle occasioni. Qua voglio capire, infatti, c'è qualcuno che deve chiudere un ciclo che non riesce a chiudere. Qua siamo in tanti, ci sono due opzioni. Chi riceverà nel prossimo futuro, primi, diciamo, pochi giorni, notizie, non, neanche, non solo dirette, anche indirette, ok? Allora vai avanti come stai facendo perché a livello energetico c'è già un movimento. Per chi invece deve chiudere un ciclo con una persona che non riesce a lasciare andare, loro dicono che devi lasciarla andare per ottenere ciò che vuoi. Smettila di rimandare, dicono, smettila di rimandare. Perché? Ascolta il cuore, prendi del tempo, sintonizzati sulle tue emozioni, ascolta il cuore. Cosa sta arrivando nella tua vita? Quali sorprese, quali cambiamenti o cosa scoprirai, dicono, vediamo. Innalza la tua energia, alza le vibrazioni, dicono. Vai magari a farti un giro in mezzo alla natura. Ascolta la tua voce interiore, tu sai cosa è giusto per te. Un'opportunità sta arrivando nella tua vita, afferrala. Ascolta il tuo cuore, ancora lo dicono, ragazzi. Fiducia e coraggio, lascia andare le paure. Il risultato è vicino, quello che tu desideri davvero. Puoi averlo vicino, ma magari. Puoi averlo, puoi ottenerlo, ma magari quello che tu desideri puoi ottenerlo da un'altra parte, da un'altra strada. Non è per tutti, però per qualcuno è così, ok? Allora, io direi che possiamo vedere qualche segno, qualche numerino, segno zodiacale o ascendente. Vergine, Bilancia, oh mamma, sono volati tutti. Questo che cos'è? Acquario, Toro, Sagittario, Gemelli e ancora una Capricorno, ok? Segni o ascendenti. Poi qualche numerino. 7-19, 26-18-10-3, 1-2. 13, 15, 30, 24, 17, 5, 12, 14 e 6. Ok. Qualche letterina. Allora, B, G, F, K, Y, qua sono uscite tante, I, N, H, M, T, O, J, S, E, Z, Q, G, F, l'ho detta, sì. Ok, queste sono le letterine. Adesso vediamo qualche canzoncina anche per voi. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo un like che serve per l'energia tra l'equilibrio tra il donare e ricevere, eh? Allora, canzoncine per voi, Tu di Tozzi, Proibito di Marco Mengoni, Ancora di Edoardo De Crescenzo, Quanto ti voglio di Baglioni, L'amore esiste di Francesca Michelin, Questo piccolo grande amore di Baglioni, Il tempo di morire di Battisti, Vite precedenti di Mr. Ryan, Mi fiderò di Mengoni. Tutto questo sei tu di ultimo. Potrebbero essere canzoncine che ascolterete poco prima di questo interattivo o subito dopo. Magari sono già importanti per voi. Questo è, diciamo, un segno dell'universo che una parte di questo messaggio è sicuramente anche per voi. Le letterine ve le ho date, i numeri pure, penso di avervi detto tutto. Iscrivetevi al canale e che se cliccate sulla campanellina riceverete le notifiche quando io pubblicherò altri interattivi. Come vedete stanno suonando il citofono all'impazzata, devo chiudere. Grazie dell'attenzione, un bacione, a presto, ciao ciao!